Cari amiche, cari amici, le imminenti elezioni, che pur non vedendomi candidata, mi vedono impegnate nella campagna elettorale per il Parlamento e per le elezioni in Lombardia, mi impediscono di essere fisicamente con voi, ma desidero con questo video partecipare a questa bella duplice iniziativa del Club Turati, l'omaggio all'attività istituzionale di Eugenio Bozzello e il ricordo di Sandro Pertini. Eugenio, un compagno di un amico, è forse uno degli ultimi esponenti di quella bella generazione di socialisti che si è contraddistinta per coerenza e lealtà e che ha anteposto il bene pubblico ai propri interessi personali. Persone che si sono messe al servizio dei cittadini, del territorio e delle istituzioni, anteponendole persino alla propria fede politica, che è sempre e comunque rimasta fedele alla tradizione socialista. Eugenio e la mostra fotografica che ha preceduto questo nostro convegno ne è la testimonianza. È una di quelle persone, staffetta partigiana, sindaco, consigliere provinciale, senatore per 3 legislature e questore del Senato. Questo è Eugenio. Sandro Pertini è stata una di quelle persone speciali che hanno fatto grande l'Italia. Partigiano, Padre Costituente, Presidente della Repubblica, oltre che della Camera, e per noi, prima di tutto, un socialista. Ed è bene ricordarlo e ribadirlo perché troppo spesso nelle celebrazioni e nelle commemorazioni che si svolgono in suo nome, questo aspetto viene omesso, dimenticato. Ecco, noi tutti gli abbiamo voluto bene, a sinistra come a destra. Il Presidente più amato degli italiani, il primo a comprendere che bisognava avvicinare le persone alle istituzioni e quando nessuno si occupava di comunicazione, egli seppe percorrere i tempi parlando in modo diretto alle persone, dimostrando con le parole e con i fatti di essere uno di loro, di essere uno di noi. Era schietto, ironico, onesto e usava uno stile diretto e amichevole che oggi usano in molti, ma che allora era considerato quasi sovversivo. Così come lo era il suo modo di intervenire nella vita politica del paese. Una novità, perché il ruolo di Presidente della Repubblica fino ad allora era rimasto strettamente notarile. Ed è bello per noi socialisti, per noi tutti, ricordare che nel nostro album di famiglia ci sono due compagni così.